intorno a film di Gian Lorenzo Lombardi. Non è forse la mia opera più importante, però è uno dei capolavori probabilmente. Ho già visto vari critici e dicono che è un'opera imprescindibile nella cinematografia di ogni artista che si rispetti. Quindi questo comincia la storia di due che non sanno che fare, cominceranno per qualcosa che voi non vi aspetterete. È un film diverso dagli altri, forse più legato al concetto di teologia di registi come Buñuel, Bellocchi, ma è anche più vicino alla mia opera precedente, Il cazzettone di Cristo, qui c'è anche un po' di sarcasmo nei confronti della religione, insomma. Penso che vi divertirete, ma non vi assicuro niente, né un finale consolatorio, né i soliti canti strappalacrime, né le solite provocazioni a bingo bango, le solite produzioni di marca, insomma, come le produce chi si rispetti, insomma. Quindi alla critica può essere piaciuto forse, ma forse non è piaciuto a voi, non può piacere a voi. Questo è un progetto particolare, non è proprio un progetto filmico, è qualcosa di più avvezzo al quotidiano, forse più avvezzo neanche all'idea di cinema di Lorenzo Lombardi, ma qualcosa, appunto, dicevo prima, Bellocchio e Buñuel, ma potrei dire anche Takeshi Miike, che è uno dei grandissimi registi di questo periodo. Quindi che altro posso aggiungere? Beh, godetevi questa roba, penso sì, ci siamo, forse arriveremo al prossimo progetto che avrà una sceneggiatura delineata. Già questa aveva una struttura già ben delineata, due attori di carisma, insomma, godetevi il film. Ok, possiamo cominciare. Good boy would get a sweet thing on the side, home cooking, homicide. Side order could be a daughter, and you're working in your life. Come on, baby, eat the rich, put the bite on the son of a bitch. Don't mess up, don't you give me no switch. Come on, baby, and eat the rich. Ci crederesti che un film del cazzo come La Casa, tradotto da The Evil Dead in inglese, sia stato tratto dal... Ciao, saluto. Dall'odabile e amabile Stephen King? Sì. Tu ci crederesti? Sì, infatti. Cosa leggi di buono? Leggo, non so, sembra tipo cirillico, non si capisce. Sto vedendo un film. Leva le dita? Non riesco a capire. Non sapevo leggessi. Cazzo di lingua. Giusto, è che lo sto studiando adesso. Un nuovo tipo di lettura. Io devo cagare. Però sto bene qua. Non so, soltanto. È come la pubblicità dei cioccolatini. Le dicevano però oggi, ma non ho proprio fame. Ho come un languorino. Come cazzo te ne esci? Insomma, le pubblicità così non esistono. Però oltre a cagare mi sento un senso di vuoto dentro, come la chitarra, vedi che è tutto vuoto. Sento come dobbiamo fare qualcosa, io e te. Insieme. In un luogo chiuso, ma non so, non mi ricordo cosa sia. Non me lo ricordo proprio. Oddio. La carenza di THC nel sangue.
Forse ci sono. Forse dobbiamo prendere uno yogurt alla marijuana. Se hai una carenza di THC nel sangue. Ma non mi sembra sbagliato, non è questo. Ecco cosa dobbiamo fare, Fra. Dobbiamo andare in chiesa. Dobbiamo pregare. Tu te ne stai dimenticando, fortuna che c'hai me. Muoviti. Can you tell me? Tell me, friend. Just exactly where I've been. Is that so? Andiamo, 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 andiamo. Che cazzo ha preso il rosario? No, il rosario. Non lo so. La croce, dov'è la croce? Ecco, ecco, ecco. Ho preso delle cose. Ecco perché, coglione, questo libretto delle poesie lo leggevi al contrario! Cazzone! Muoviti, muoviti, muoviti! God, is it me or is it you? I make a wager and I hope to lose. Time don't look like gold. It's about to fall. Sugar gonna fall. Next time, take the elevator, please don't fall. You wasted words, so absurd. Are you really Satan? Yes or no? Tell me I'm weak. Oh, watch it on TV. Weekday soapbox speciality. You know what I'm talking about now. By the way, this song for you, sincerely me.